Buonasera a tutti ragazzuoli, qui Jedaz che vi sta parlando, bentornati in un nuovo video su Destiny. Benvenuti in un nuovo super hyper pack opening. Pack opening con un grande scopo. E di per sé in verità è impossibile, perché infatti lo stregone rimane l'unico personaggio che ancora non è arrivato al 335 di luce. Armi e spettro ovviamente stanno al 335 perché me le posso passare da un personaggio all'altro. E come potete ben vedere l'unico pezzo che mi manca sono gli stivali, perché appunto anche il fatto l'ho al 335. E poi ho detto che è impossibile per il fatto che l'artefatto è al 334, il che non si può droppare agli engrami, ma bensì semplicemente facendo il raid. Però ultimamente non ci va solamente di farlo. Viva le prove di Osiride! E quindi questo qua rimarrà in attesa. Però intanto voglio dei cazzo di stivali. Quindi ragazzi, siamo davvero prontissimi e carichissimi per aprire tutto. Quest'oggi siamo sulla tollo, perché appunto andremo ad aprire. Ma prima di fare ciò ragazzi, come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i social, soprattutto Telegram, trovate tutto in descrizione, per appunto rimanere in contatto con me e per avere anche qualche spoiler sui prossimi futuri video. Detto ciò, lasciate un like, iniziamo subito. First, let me take a selfie. Maestro Ives, Rahul al suo stile. Oddio, quanti lume che posso avere. Apriamo questi engrammi. Andiamo con calma, perché essendoci pure leggendari io non voglio aprirli accidentalmente. Dato che volevo stare un attimino sicuri, ho deciso di levare i leggendari, perché sennò quindi apriamo al ritmo della notte come sempre. Let's go. Dammi un leggendario figo, qualcosa di bello, qualcosa di carinissimo, degli stivali fantastici. Oh stivali leggendari, gamballi delle linee infinite. L'abbiamo avvistati. Ok, 95. Che merda. La seconda ondata. E la seconda ondata. Sa, Let's go. Vai. Già due leggendari. Adesso siamo saliti di livello di criptarca. L'ho visto là sopra. Un altro leggendario. Sì. Ok, basta spawnare. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Andiamo con l'ultima ondata di rari. Ci sarà qualcosa. Oh, che figata quel robo. Ah, carino, nell'immagine sembrava più figo, ma cioè, vogliamo davvero mettere? Scusate, Tumblr online! Lasciate mi piace che da telefono! Che da PC non funziona. Allora, al contrario, lol. Dai ragazzi che siamo carichi! Prima di andare ad aprire i mitici ingrammoni esotici e leggendari, passiamo da Varix. Let's go! Che ci dai? Uno shader e un'arma. Buono. Adesso invece che ci dai? Un cazzo. Arma 330, non ci lamentiamo. Lo shader è questo, pure abbastanza figo. Non l'ho mai avuto, ne sono più che sicuro. Quindi ragazzuoli, io direi di andare a terminare. No, non è vero, perché manca ancora qualcosina. Tumblr è di nuovo online. Andiamo ad aprirci i nostri engrammini. Non so benissimo quanti siano. Apriamo. Un artefatto, cioè la cosa che mi aspettavo meno di tutte. Darci qualcosa di buono. Ah, che palle. Ma è uguale. Io confido. Questo engramma esotico. Dammi un'arma buona. Malvagio karma. Avrei voluto il supercella, perché ancora non ce l'ho, raga. L'ha venduto miei di volte, ma ancora non ce l'ho. Malvagio karma 334. Figa. Ovviamente anche con gli altri personaggi abbiamo da aprire qualche cosina. Apriamo qua. Abbiamo trovato un cazzo fantastico. Come al solito il cacciatore è sempre una delusione, mentre invece il titano, vediamo. Vabbè, miliardi di cose. Una luce eterea che, raga, nell'anno 1 valeva un casino. Chissà se anche questi piccoli minuscoli. Ok, ovviamente non avevamo trovato un cazzo. Però, raga, abbiamo i tesori pregiati. Oggi abbiamo aperto 27 miliardi di cose. Perché non continuavo a farlo? Eccoci qua, raga. Siamo pronti, abbiamo solo un pezzo noi. Niente. Questi spettri, tra l'altro, dello stregone. Io voglio la roba corrotta del titano, possibilmente, perché poi voglio il ballo. Grazie per la spectar, non la voglio. Te lo devo ripetere ancora un'altra volta. Per favore. Oh, un pezzo si aggiunge alla collezione, raga. Un pezzo si aggiunge alla collezione. Eccoci qua. Dai, sempre più vicini al nostro obiettivo. Sempre più vicini, raga. Let's go, please. No, niente, Spectar. Vai, proviamo ancora una volta. No, oh, cazzo. Vai, forza, let's go, come on. Oh, un nuovo pezzo, raga. Un nuovo pezzo si aggiunge alla nostra collection. Siamo messi così. Yeah, motherfucker. Ci manca solo l'elmo, yo. Forza, ragazzi, abbiamo altri due tesori pregiati. Per favore, Xur, tu che sei il nostro dio. No. Che cazzo, raga. Che cazzo. Vabbè, comunque, raga, ottima cosa. Oggi siamo arrivati così, fantasticamente. Dov'è? Eccolo qua, fantasticamente fantasmagorico, raga.
siamo quasi tutto corrotti. Sinceramente come armatura non mi piace tanto, come ho già detto, perché ricopia quella che era l'armatura dei Macellar Conti, che era quella appunto del casato dei lupi nell'anno 1, la quale non mi è mai piaciuta tanto, perché è tipo tutta grossa, brutta, però è corrotta, ti dà il ballo dei corrotti. Quindi raga, dobbiamo trovare l'elmo. Allora ragazzoli, anche questo video è un esperimento che mi sembra facendo di tutto sotto, e se mi metto in un batto, ci sentiamo domani nei prossimi giorni con un nuovo video. Mi raccomando, keep calm e stay strapazzo. Bene ragazzi.